Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che cornice di pubblico splendido! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. La gioca sulla destra. Palla di nuovo verso il centro. Cerca lo spunto! Marquinhos cerca di pescare il compagno col filtrante. Lavernia. Pallone lungo in verticale. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lukaku. Mbappé. Lavernia. E c'è una palla filtrante. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lavernia. Occhio, può andare. Gioca una palla lunga. Mbappé. Scodello in avanti. C'è tiro. E c'è recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. La Sampdoria segna il gol che sblocca la gara. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Fa sportellate con il suo marcatore. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. In questa azione mancata un po' di diminutiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. Siamo bene che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi, nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. E si ricomincia a giocare. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Palla in avanti verso il compagno. Iniziativa promettente, gli avversari hanno fatto buona guardia. La mette in avanti, opportunità di ripartire, e passa! Sulla palla di Fabio, è un gol così, Fabio, è proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol.
trova il compagno. Hanno già riconquistato palla. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Mbappé. Roca. Errore che potrebbe metterli nei guai. Si libera la grande. Prova il compagno a concludere. Record di vantaggio. Si spegne la luce del avversario. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. A zero dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ci sta, occhio! Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La palla viene rigiocata verso l'interno. Marquinhos ci mette il fisico e conquista il pallone. Vediamo se può capitalizzare. Cerca il tiro. Però non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Può andare. Qui deve... Parata di Navas. Da fare, non passa. Tenta. Il portiere dice di no. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Palla riconquistata immediatamente. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Mbappé non riesce a mantenere il possesso. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Da lì può segnare, se ne va. Allarga il gioco a destra. C'è la palla lunga, in avanti. Roca. E poi gioca. Abbaglio dell'estremo difensore, si avvicina alla porta. Occhio al tiro. Segna una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari. Sono stati puniti duramente perché la palla aperta in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo. E loro è un dominio assoluto. Finisce così, non c'è più tempo. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche.